Videoton qualificato a spese del Malmo. Bruges Boavista 3-1. Vedremo un gran bel gol. Stiamo per vederlo. Lo segna Papin. Guardate che elevazione straordinaria. Alla ripresa rallentata ci mostrerà l'elevazione di questo giocatore che compare nella classifica del Bravo, che ha segnato tutti e tre i gol della sua squadra e che non è neppure, a quanto sembra, non ho dati precisi, di statura molto elevata e comunque ha un'elevazione eccezionale. Ecco, guardiamolo qui nella ripresa rallentata. Guardate come si alza e dove, a che altezza va a raggiungere questo pallone per metterlo in porta alle spalle del portiere del Boavista. 1-0. All'andata il Boavista aveva vinto 4-3, una partita che era stata giocata di giovedì anziché di mercoledì. Lo stesso Boavista che comunque prima della fine del tempo con Coelho va a ottenere il pareggio che teoricamente a quel punto lo qualificherebbe. Vediamo Boavista in attacco. Qui il tiro è respinto in un primo tempo, poi arriva Coelho e realizza il gol dell'1-1. Ma Papin è scatenato con la caratteristica maglia dei giocatori del Boavista a scacchi bianchi e neri. Ancora l'azione del pareggio, il tiro respinto, anzi meglio deviato, e poi la conclusione di Coelho. Dicevo, Papin è scatenato e se è bravissimo nei colpi di testa lo è altrettanto nello sfruttare i calci piazzati. Qui su una punizione di seconda che gli viene opportunamente allungata trova il varco proprio rasente il palo per il gol del 2-0. Esultanza, e non solo esultanza, anche eccessiva. Sì, forse un po' eccessiva nei confronti dei giocatori avversari. Comunque rivediamo il tiro di Papin che va al 2-1. Sarà lo stesso Papin a realizzare prima che il tempo finisca. È ancora su tiro da fermo con quest'altra cannonata veramente su punizione, il gol del 3-1. 3-1 per il Bruges che si qualifica a spese del Boavista. Abbiamo visto prima un 9-0.